A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Gentilissime signore e signori all'ascolto, buonasera da Maurizio Monti, dalla redazione di Traders Magazine Italia. Come di consueto, un martedì sera, 10 luglio, ore 18, l'ora consueta dei nostri webinar, per un'ora e probabilmente più, avendo visto anche le slide di cultura finanziaria, tenuto dal nostro grande maestro in opzioni Alberto Camuncoli. Si tratta della seconda puntata di un webinar formativo, la cui prima puntata trovate ormai sul canale YouTube di Traders Magazine, con già alcune centinaia di visualizzazioni a proprio credito, oltre i partecipanti record che ci sono già stati. La prima puntata è stata, dicevo, il 3 luglio alle ore 18. Abbiamo cominciato a parlare di che cosa sono le opzioni. Oggi approfondiremo le strategie sulle opzioni, quelle migliori per guadagnare. Ricordo poi agli abbonati a Portafoglio Opzioni che c'è un webinar riservato a loro il giorno 12 luglio alle 18 e riceveranno da questa sera in poi i link per potersi iscrivere al webinar del 12 luglio, ripeto, riservato ai soli abbonati a Portafoglio Opzioni. Che cos'è Portafoglio Opzioni? Portafoglio Opzioni è un'iniziativa anzitutto didattica, proposta a reti unificate da Traders Magazine e da Investors in collaborazione con Alberto Camuncoli, con il creatore del metodo Theta Trade Invest. Theta Trade Invest è il metodo usato all'interno di questo sistema, portafoglio opzioni, che è un metodo che applica concretamente quello che viene spiegato nella scienza che Alberto Camuncoli ci spiega in questi webinar di grande cultura finanziaria. Theta Trade Invest è quindi il metodo concreto applicato al sistema portafoglio opzioni che i nostri abbonati possono vedere concretizzati in termini di segnali che possono liberamente oppure no eseguire sul proprio conto di trading. Nel sito di Traders Cup trovate ancora valida l'offerta speciale legata alle 2 settimane di questa iniziativa didattico-formativa. In modo particolare trovate l'offerta speciale con il webinar per il portafoglio opzioni, prendi gratis un anno di Nasdaq Professional comprando 12 mesi di portafoglio opzioni, quindi paghi uno e prendi due a soli 797 euro, quindi al prezzo di un solo abbonamento prendete anche l'abbonamento a Nasdaq Professional, oppure prendete 6 mesi di portafoglio opzioni e vi regaliamo 6 mesi di Profit Source. Quindi un'offerta veramente straordinaria, speciale per un pubblico speciale qual è quello di Traders Magazine Italia. Vedo partecipanti che stanno affluendo ancora, che sono in fase di collegamento. Parleremo ancora di questa offerta nel corso del webinar. Vi dico anche da subito che c'è un'offerta specialissima che è riservata a tutti coloro che partecipano a questo webinar. Si tratta di una promozione personalizzata a cui potete aderire chiamando oppure mandando un SMS o un WhatsApp a questo numero di telefono. La promozione parte adesso, ha la stessa scadenza del 16 luglio, di quella che trovate sul sito, con la differenza che in questo modo potete avere una promozione completamente personalizzata, nel senso che il nostro customer care, il nostro ufficio clienti, potrà, in funzione di quelli che sono gli abbonamenti già attivi, in funzione del fatto che siate o no abbonati alla rivista o a una delle due riviste, a Traders o Investors, applicarvi condizioni estremamente particolari e promozioni assolutamente particolari di
dal punto di vista economico per potervi dare il massimo in termini di qualità di servizio e di miglior prezzo riservato a voi. Direi che vedo Alberto già collegato e un bel numero di partecipanti che hanno completato le operazioni di connessione, anche se alcuni vedo che sono ancora in fase di collegamento, ma direi che dobbiamo iniziare perché il tempo è tiranno, sono le 6 e 6 minuti. Alberto, se sei pronto, ti passerei immediatamente il controllo del video per passare alla tua esposizione. Perfetto, Alberto. Benissimo, eccoci. Eccoci, perfetto, grazie Maurizio. Allora, mettiamo le slide a tutto schermo così riusciamo a vederle al meglio. Benissimo. Allora, grazie Maurizio per la presentazione. Un caloroso benvenuto anche da parte mia a tutti i partecipanti e mi fa particolarmente piacere constatare che siete in tanti anche oggi. Nonostante la scorsa puntata, nonostante l'argomento che può essere considerato, diciamo, un po' ostico. Quindi, molto bene, complimenti, perché, come probabilmente sapete, anzi certamente sapete, le soddisfazioni, i successi arrivano sempre una volta superati ostacoli, problemi e difficoltà, mai prima. Quindi, se vogliamo ottenere un successo, una soddisfazione, anche nel campo degli investimenti, sapere che comunque quella soddisfazione, quei rendimenti attesi, quel successo in campo finanziario arriverà, ma sempre una volta superati chiaramente gli ostacoli e le difficoltà. Chi si arrende prima non riesce ad arrivare alla meta agognata. Bene, allora direi di partire con un brevissimo ripasso su quello che abbiamo visto la settimana scorsa, così giusto per rinfrescare la memoria. Come appunto diceva Maurizio, oggi è la seconda puntata di questa serie di webinar di approfondimento. Nella prima puntata di cosa abbiamo parlato? Beh, dei 10 falsi miti sulle opzioni. Abbiamo visto che cos'è un'opzione. Abbiamo visto i due principali problemi relativi alle opzioni. Troppe strategie, quindi c'è veramente decine e decine di strategie possibili da implementare sui mercati tramite le opzioni, comprandole o vendendole o combinando insieme queste due azioni, l'acquisto e la vendita. E poi ogni opzione, abbiamo visto tante opzioni di scelta al suo interno, quindi ogni sottostante ha veramente tante opzioni che si differenziano per durata, per appunto il tipo di premio, per la distanza rispetto al sottostante e quindi questo chiaramente, soprattutto all'inizio, può spaventare. Poi abbiamo visto che possono esistere solamente due tipi di opzione, call e put, e solamente due azioni che si possono fare, o le compriamo oppure le vendiamo, oppure chiaramente una combinazione di queste due azioni, come dicevo prima. Infine, gli ultimi argomenti della settimana scorsa, abbiamo visto il prezzo delle opzioni, cos'è che va a influenzare appunto il valore, il premio di ogni opzione. Beh, sono soprattutto tre fattori: moneyness, data di scadenza e volatilità. Ce ne sono anche altri, ma hanno un impatto decisamente inferiore. Questi tre fattori, moneyness, data di scadenza e volatilità, sono quelli decisamente più importanti. Infine, abbiamo visto quello che è il cruscotto di controllo di come si possono comportare le opzioni a seconda di vari fattori. Quindi, le famose creche della gamma vega e teta che ci vanno a indicare appunto la possibile modifica del valore delle opzioni in riferimento alla direzione del sottostante, in riferimento alla sua forza di movimento, in riferimento alla volatilità implicita del mercato e in riferimento ai giorni che mancano prima della scadenza dell'opzione che abbiamo selezionato. Bene, questo è stato il passato, la settimana scorsa. Il tema invece di oggi andiamo a vedere nello specifico come le opzioni possono aiutare qualsiasi trader e o investitore ad ottimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi. Quindi, dopo una puntata soprattutto teorica, andiamo invece a vedere nel concreto
come possiamo mettere nel nostro arsenale le opzioni anche se stiamo operando con altre strategie. Quindi come, diciamo, integrare questo strumento nel nostro bagaglio di investitore o di trader. Allora, visto che appunto abbiamo all'ascolto, come dicevo anche la settimana scorsa, sia traders che investitori, vediamo alcune delle principali attività tradizionali e i possibili risultati che si possono ottenere. Partiamo, facciamo una breve carrellata appunto fra i vari tipi di operatività. Partiamo da una delle strategie più diffuse, quella di acquistare azioni puntando chiaramente a una salita delle loro quotazioni. Allora, questo che vedete è il grafico, è il comportamento dell'indice di borsa italiana negli ultimi 20 anni. Quindi, cosa è successo sul mercato italiano? Chiaramente a livello di indice, poi la singolazione ovviamente può differenziarsi anche molto da questo comportamento. Diciamo che il mio deve essere una trattazione, diciamo, in questo caso generale sul comportamento appunto dei maggiori indici azionari, come andremo a vedere. Iniziamo dall'Italia, appunto. Quello che vediamo è che chiaramente ci sono stati periodi anche di rally, di forte aumento delle quotazioni. Guardate, per esempio, dal 2000 e fine 2002-2003 sino al 2008, un rally veramente notevole. Però, conseguentemente, cosa c'è stato? Un drawdown veramente molto, molto elevato. E la cosa che salta di più all'occhio è che comunque un investimento sull'indice italiano fatto 20 anni fa, quindi sono passati 20 anni, ad oggi sarebbe ancora in perdita. E in perdita non di poco. Tra, diciamo, l'indice come era 20 anni fa, ad oggi, considerando solo i valori, abbiamo un meno 40%. Quindi diciamo un doppio danno economico, sia da una svalutazione dell'investimento effettuato, sia chiaramente dal fatto di non aver potuto impiegare queste somme su altri investimenti e magari aver percepito su quegli altri investimenti una resa migliore rispetto a questa, se vogliamo chiamarla resa. Tutt'altro discorso invece per quanto riguarda l'indice USA. Questo è il comportamento sempre negli ultimi 20 anni dello Standard & Poor's 500. Come potete vedere, e come sicuramente sapete, negli ultimi anni, per la precisione negli ultimi 9 anni, abbiamo assistito a un rally, a un aumento delle quotazioni veramente notevole. Sono andato a vedere le statistiche, è in assoluto nella storia della borsa USA il secondo aumento più duraturo nella storia della borsa americana. Al primo posto si piazza quello dal 1987 al 1998, quindi più di 10 anni di mercato rally praticamente ininterrotto, ma subito dopo si piazza questo che stiamo ancora tuttora vivendo. Quindi un rally che, ve lo ricordate, è iniziato a metà del 2009 e che appunto negli ultimi mesi ha avuto un assestamento, e che staremo a vedere appunto se sarà solo una pausa e poi questo rally riprenderà, oppure sarà un top di mercato magari non più superabile per un po'. Anche qui però una considerazione: se noi fossimo entrati all'inizio del 2000, vedete, sotto vedete gli anni, se fossimo entrati all'inizio del 2000 avremmo avuto per ben 13 anni un rendimento pari a zero, cioè per 13 lunghi anni il rendimento dell'indice statunitense, il maggiore, Standard & Poor's 500, è stato flat, è stato, diciamo, zero, ma con un aggravante. Non solo il rendimento è stato flat, ma in più ci sono stati due drawdown veramente notevoli, capaci di ridurre l'indice del 50%. Quindi, come potete vedere sul grafico, anche in questo caso, nonostante gli ultimi anni siano stati positivi, abbiamo avuto per 13 anni un rendimento pari a zero, con in più due drawdown del 50%. Insomma, non proprio una cosa molto, molto positiva.
Questo è il grafico dell'azienda Apple in una temporale di 3 anni e mezzo. Andiamo a vedere da circa fine 2012 a luglio 2016. Vedete cosa salta all'occhio vedendo questo grafico? Vediamo chi. Facciamo un po' di interazione. Chi risponde? Cosa vi fa venire in mente? Cosa vi viene in mente guardando questo grafico? Stiamo parlando dell'azienda Apple, quindi una delle aziende migliori dell'indice americano, dal fine 2012 a luglio 2016. Vediamo un po' chi risponde. Lo stesso andamento dello SPY, pensa che bella osservazione questa. Complimenti a chi l'ha fatta perché è veramente spettacolare. Dimmi se non è spettacolare come osservazione, Alberto. E Sì, certo. Poi, altre risposte? volatilità dei prezzi, grandi ritracciamenti, grande volatilità. Esatto, perfetto. La cosa che più balza all'occhio è proprio questa estrema volatilità di prezzi. Attenzione, stiamo parlando di una delle aziende migliori dell'indice in un periodo di rally del mercato. Perché? Torniamo indietro, siamo tra, andiamo a vedere, fine 2012 e luglio 2016. Quindi siamo in questa fase. Vedete il mercato come è al galoppo? Quindi forte mercato rialzista, una delle migliori aziende quotate, eppure abbiamo avuto dei cali anche del 50%. Entrando qui, vedete che tipo di drawdown uno doveva sopportare. Poi chiaramente se uno ha l'abilità di entrare qui, si becca un rialzo notevole. Però attenzione, anche qui, comunque, vedete, dei drawdown notevoli. Quindi, Magari si attenzione. spiega anche come ha fatto, perché poi lo facciamo anche noi. Sì, Volevo fare oh. una battuta, scusa, No, era no, ma. per ravvivare. No, 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 poi ci sono persone che pensano di avere la sfera di cristallo. Io purtroppo non ce l'ho e quindi diciamo mi devo arrangiare con quello che ho. La sfera di cristallo non ce l'ho, è chiaro che sì, entrando qui, comprando qui e vendendo qui, si realizzava veramente una notevole plusvalenza. Ma quali sono le indicazioni che possiamo trarre, diciamo, appunto da questo tipo di investimento, quindi andare ad acquistare azioni? Quali sono le caratteristiche che accomunano la maggior parte dei mercati azionari? Quindi ho sintetizzate alcune. Lunghe fasi di lateralità dei prezzi, che possono durare anche anni, abbiamo visto sullo Standard & Poor's addirittura per 13 anni. Comunque un'alta volatilità e attenzione. Queste due caratteristiche non sono un ossimoro, cioè noi possiamo avere una fase di lateralità dei prezzi molto lunga, ma allo stesso tempo vivere un'alta volatilità. Cioè ci possono essere azioni che magari nell'arco di diversi anni, all'inizio del grafico e alla fine hanno lo stesso prezzo, ma in mezzo ci sono state le montagne russe. Magari appunto come abbiamo visto più o meno 50%, come abbiamo visto prima con l'Apple o con l'Indice. In più, una considerazione che secondo me diventerà sempre più valida, che è questa: i rapidissimi cambiamenti, soprattutto tecnologici, della nostra epoca rendono sempre più rischiosa una strategia compra e tieni. Quindi noi stiamo vivendo un'epoca dove 5 anni sono un'eternità rispetto a 50 anni fa, 60 anni fa, ma anche solo a 20 anni fa. Poi sapete che la tecnologia ha un'accelerazione di tipo esponenziale, cioè i progressi tecnologici avvengono sempre a una velocità maggiore. Quindi, per questo che io mi chiedo, ma fra 5 anni le aziende più profittevoli di oggi, cioè fra 5 anni le aziende più profittevoli saranno le stesse di oggi? Punto di domanda. Nel passato abbiamo avuto veramente tanti tanti esempi di aziende, di brand, leader del mercato, che poi comunque sono state ugualmente spazzate via.
dalla tecnologia, dal mutamento di determinate caratteristiche del mercato di riferimento, dal progresso appunto tecnologico. Vado a memoria, Blockbuster, Enron, Lehman Brothers ovviamente, Panam, Nokia, Kodak, tutti i nomi leader nei loro settori che però comunque adesso non esistono più. Quindi bisogna assolutamente tenere presente anche questo. Come possiamo, diciamo, cosa possiamo dire a conclusione, del fatto di se conviene, se rende acquistare azioni? Beh, maturare profitti è certamente possibile a patto di operare in un mercato rialzista e che soprattutto rimanga tale per anni, scegliere correttamente il timing sia d'entrata che d'uscita, quindi avere un buon fiuto per riuscire appunto a scegliere quando intervenire e cosa fare sul singolo titolo, essere in grado di selezionare i titoli migliori, essere in grado di sopportare periodi di alta volatilità. Questo per quanto riguarda appunto le azioni. Un'altra cosa che possiamo fare come trader o investitori è andare a operare sul mercato delle materie prime, quindi le commodities. Le commodities sono soprattutto consigliate per diversificare gli investimenti, solo che se andiamo a vedere anche qui un po' di grafici, in questo caso degli ultimi 5 anni, beh, le cose non sono andate poi così bene. Partiamo dal bene rifugio per eccellenza, l'oro. Vedete che, questo appunto è un grafico degli ultimi 5 anni, le quotazioni praticamente sono rimaste invariate. Quindi anche qui volatilità, prezzi che vanno su e giù, ma alla fine comunque il trend è un trend di tipo laterale. Sul petrolio le cose, andiamo ad analizzare le quattro principali materie prime. Quindi oro, abbiamo visto, petrolio in questo caso, le cose sono peggiori perché un investimento sul petrolio di 5 anni fa adesso sarebbe in perdita circa del 35%, come potete vedere su questo grafico. Gas, una delle materie prime in assoluto più volatili, anche in questo caso negli ultimi 5 anni, come potete vedere, molta appunto molta volatilità per quanto riguarda le quotazioni prezzi, ma sostanzialmente un investimento che anche in questo caso sarebbe stato perdente. Stessa cosa, diciamo, la solfa non cambia se andiamo sul mercato delle materie prime riguardanti l'agricoltura, quindi in questo caso il grano, anche qui gli ultimi 5 anni, vedete che il trend comunque è stato un trend discendente, un trend calante. Per quanto riguarda chiaramente le quotazioni. Altra possibile operatività, fare trading. So che appunto moltissimi di voi lo fanno, quindi puntano a maturare profitti sfruttando i movimenti a breve dei vari sottostanti, quindi parliamo di minuti o massimo di giorni, in alcuni casi magari anche un paio, nel caso degli swing traders, come vengono chiamati, anche nel caso di un paio di settimane, quindi comunque un'operatività molto diversa e più orientata su time frame ridotti rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Beh, qui parlo proprio per un'esperienza diretta che ho maturato veramente per tanto tanto tempo e vi riporto quella che è stata la mia appunto impressione, quello che ho ricavato io. Ed è quindi prendetela come appunto un'espressione personale. Poi magari altre persone non hanno, facendo trading, non hanno riscontrato questi punti che ho messo sulla slide. A me cosa è successo? Beh, di passare molto tempo a guardare grafici, che diciamocelo, non è proprio una delle cose più divertenti che si possa fare al mondo. E mi capitava di sentirmi insoddisfatto pur guadagnando, quindi pur essendo profittevole ero insoddisfatto. Per esempio, quando dopo la mia uscita il titolo continuava a salire. Avevo un take profit, ok, lo raggiungevo, realizzavo un profitto, il titolo continuava a salire e sì, contento, però diciamo, se fossi rimasto dentro in quell'investimento, in quell'operazione, era un pensiero che spesso mi veniva.
Altro punto critico, la mia equity line era decisamente irregolare. Guadagnavo, ma non riuscivo a farlo con costanza mese dopo mese, che era quello che è l'obiettivo che mi ero dato. Infine, cose molto personali, il mio stato emotivo era in qualche modo collegato anche ai movimenti giornalieri dei titoli scelti e questo comportava un elevato livello di stress. Ero magari in vacanza, ero a fare tutt'altro, però comunque la mente era a quel titolo, dove magari avevo una posizione un po' in bilico, a cosa stava facendo in quel momento il sottostante, e cercavo sempre comunque spesso aggiornamenti sulle variazioni giornaliere che poi alla fine mi rendevo conto che comunque erano rumore e andavano in qualche modo ad inficiare in alcuni casi il trend invece di medio e lungo periodo. Come diciamo, considerazione complessiva, e finale sulla mia esperienza di traders indipendente, la qualità complessiva della mia vita ne risentiva. Quindi maturavo dei guadagni, ma non era una cosa sostenibile per un lungo periodo di tempo, proprio perché chiaramente lo sappiamo bene, nella vita c'è anche tanto, tanto altro. Poi, altra possibile opzione, altra possibile scelta, acquistare opzioni. Anche questa è un'attività che prevede un arco temporale molto molto breve, ok? Perché come sappiamo, come abbiamo visto, le opzioni appunto hanno una scadenza. Qual è la mia esperienza? Beh, certo, si possono realizzare guadagni notevoli anche nell'ordine del più 300% in poche ore, soprattutto alla scadenza. Il giorno di scadenza se ne vedono di tutti i colori, eh? Provate anche solo per divertimento a vedere le quotazioni, come possono cambiare nell'arco anche di pochi minuti. Quindi è senz'altro possibile realizzare questo tipo di guadagni, però questo tipo di profitti sono comunque a bassa probabilità. Quindi non confondiamo il fatto di poter realizzare un obiettivo con la probabilità che abbiamo di poterlo appunto realizzare. In più, un'altra caratteristica, dal mio punto di vista estremamente negativa, è che acquistando opzioni si è iperdirezionali sul sottostante. Quindi siamo, se possibile, molto più direzionali rispetto al comprare il mercato sottostante. Perché? Perché abbiamo contro il time decay. Quindi se io opero con le opzioni e acquisto opzioni, io posso maturare guadagni, ma a condizione di beccare tre decisioni su tre. Cioè io devo avere ragione sulla direzione del sottostante, sulla forza del movimento e sul lasso temporale entro il quale il movimento che ho previsto avviene. Io per realizzare profitti con le opzioni devo avere sempre comunque azzeccare, devo sempre aver ragione su questi tre fattori. Se ne sbaglio anche solo uno dei tre, io con le opzioni acquistandole perdo. Questo è molto molto importante. Se sono così bravo e magari anche fortunato di beccare tutte e tre queste decisioni, allora posso fare anche più 300%. Non è possibile. Però qual è il problema? Non è un metodo replicabile in maniera sistematica sui mercati, perché sono più cose estemporanee che possono venire appunto il giorno della scadenza, ma non si può standardizzare una procedura di questo tipo, un metodo di questo tipo. In più, risulta molto molto difficile ottenere profitti costanti e regolari mese dopo mese. Infine, in questa rapida carrellata vediamo le due scelte di investimento più tradizionali per eccellenza. Quindi parliamo di obbligazioni e di mercato immobiliare. Proprio, diciamo, andiamo da un estremo all'altro, no? Un tipo di operatività iperaggressiva, quale può essere quello dell'acquisto delle opzioni, a un tipo di attività che a torto, o tipo di operatività che a torto o ragione è considerata invece più sicura. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, sapete, negli ultimi anni hanno visto uno scenario con prezzi alti e rendimenti molto bassi, in diversi casi addirittura negativi. Esistono obbligazioni ad alto rendimento, quelle che vengono chiamate obbligazioni spazzatura o junk bond,
ma sale il rischio di insolvenza dell'emittente, perché chiaramente noi prestiamo soldi a un emittente, ma se questo emittente fallisce, oddio, è un problema. E mi piace citare questa frase di Warren Buffett sulle obbligazioni, appunto, che dice: le obbligazioni una volta erano rendimenti privi di rischi, ora sono diventate rischi privi di rendimenti. E che dire del mercato immobiliare? Probabilmente alcuni o molti di voi all'ascolto hanno avuto un'esperienza diretta con questo mercato, magari hanno anche degli immobili in affitto e quindi sanno bene che in Italia negli ultimi 10 anni i prezzi sono scesi in media del 30%, addirittura in alcune città, come vediamo dagli istogrammi, addirittura siamo a meno 50%. Questo 30% è anche la percentuale di proprietari immobiliari che riscontra problemi nel riscuotere regolarmente il canone di locazione per appunto problemi, ritardi, morosità. Poi in Italia abbiamo un'aggravante, che è tutto, diciamo, l'aspetto legale relativo appunto alle procedure di sfratto. In caso di necessità, queste azioni giudiziarie spesso risultano lunghe e costose. Poi, se qualcuno ha un'esperienza diretta in merito, se la vuol scrivere, appunto, magari con un inquilino un po' problematico, ne teniamo conto. Perché vi ho parlato di obbligazioni ed immobili? Perché comunque presentano due grandi vantaggi che a me sono sempre veramente piaciuti di questi due tipi di investimento. Quali sono questi due grandi vantaggi? Primo, si può ottenere una rendita di tipo semiautomatico. Il grosso del lavoro è richiesto all'inizio dell'investimento. Nel caso dell'obbligazione, chiaramente per cercare l'obbligazione migliore, nel caso del mercato immobiliare, per trovare l'inquilino che dia meno problemi. E molto meno invece il nostro impegno è richiesto durante l'investimento. Una volta che abbiamo scelto l'obbligazione, una volta che abbiamo trovato l'immobile, abbiamo fatto un contratto di locazione, l'abbiamo messo a reddito, beh, non è chiaramente, non è che possiamo star lì a non fare niente, però comunque l'impegno è decisamente inferiore. Un secondo aspetto che mi piaceva molto di questi due mercati, questi due possibili investimenti, si possono riscuotere cedole o canoni di locazione di importi e frequenza prestabiliti, quindi io so sin dall'inizio l'importo e la frequenza di quel canone di locazione, di quella cedola che vado a riscuotere, e lo posso fare, lo posso riscuotere, posso riscuotere semplicemente grazie allo scorrere del tempo. Ecco, queste due, diciamo, caratteristiche, ripeto, a me sono sempre piaciute e grazie appunto a queste due caratteristiche mi sono chiesto come poter ottenere qualcosa di molto molto simile sui mercati finanziari, ma migliorando ulteriormente il tipo di investimento rispetto appunto all'obbligazionario o all'immobiliare, limando il più possibile le negatività che abbiamo visto e in qualche modo esaltando i vantaggi. Quindi, grazie appunto alla vendita di opzioni, ho ideato il metodo Teta Trade Invest proprio con l'intento di poter godere di questi due grandi vantaggi, ma con rischi decisamente inferiori. Col metodo Teta Trade Invest noi non avremo mai il rischio di perdere totalmente il capitale come invece abbiamo con l'obbligazione o col mercato immobiliare. Mai, proprio perché il nostro rischio comunque massimo è sempre limitato e lo conosciamo bene sin dall'inizio dell'investimento. E anzi, è una delle decisioni, una delle, diciamo, delle scelte che facciamo proprio per effettuare o meno un investimento secondo questo metodo. Secondo punto, seconda, diciamo, miglioria che ho introdotto, rendimenti ottenibili decisamente superiori, lo vedremo dopo. Terzo punto, ottime opportunità a cadenza giornaliera. Noi sui mercati, soprattutto statunitensi, ogni giorno possiamo avere delle opportunità per implementare il metodo. Sono talmente tanti i mercati opzionabili che appunto a cadenza giornaliera abbiamo delle opportunità per poterlo implementare, per poter appunto effettuare degli investimenti
secondo queste le regole del metodo. In più, mercati molto liquidi, con un'estrema velocità di entrata e uscita. Basta un click. Pensate a che differenza rispetto alla vendita di un immobile in caso di necessità. Con questo metodo, con un click, noi comunque siamo fuori e sblocchiamo il capitale. Questo comporta appunto un maggior controllo sugli investimenti in atto, perché non solo posso intervenire in qualsiasi momento, ma posso anche aggiustare un'operazione che mi sta portando una perdita. Quindi, grazie appunto alle opzioni, posso intervenire, c'è una perdita, posso in qualche modo aggiustare l'operazione e magari volgerla o addirittura in profitto, comunque fare delle azioni capaci di limitare la perdita che sto subendo. Infine, questo metodo permette una maggiore diversificazione, proprio perché possiamo andare a lavorare su mercati molto molto diversi fra di loro, appunto come il mercato azionario, il mercato degli ETF, il mercato delle materie prime, il mercato delle valute, il mercato, il comparto obbligazionario. Quindi possiamo mettere in atto tante strategie diverse su mercati diversi e quindi avere veramente un'ampia diversificazione rispetto a un investimento immobiliare o a un investimento obbligazionario. Allora, vediamo di entrare nello specifico e capire un po' come funziona il metodo Theta Trade Invest. Quindi avete capito, non si tratta di acquistare opzioni, non si tratta di fare trading, non si tratta di fare investimenti di lungo periodo, quindi il famoso compra e tieni, ma è una cosa decisamente diversa. Per usare un paragone, una metafora, cosa che facciamo noi? Affittiamo per un periodo di tempo limitato, dai 45 ai 120 giorni, una parte del nostro capitale al mercato. Cioè, noi, invece di comprare un immobile e riscuotere l'affitto, noi andiamo sul mercato, mettiamo a garanzia una parte del nostro capitale perché quella garanzia ci serve per riscuotere un premio che ci deriva dal fatto di aver venduto delle opzioni. Quindi vendiamo diritti che a parità di condizioni, con il passare del tempo, sono destinati a deteriorarsi sino ad arrivare a non valere più nulla. Lo ricordate, no? Dalla volta scorsa, una delle caratteristiche fondamentali delle opzioni è di avere una scadenza. Quindi noi giochiamo proprio su questo. Andiamo a vendere contratti, ci mettiamo dalla parte del venditore di contratti, sempre chiaramente con le dovute precauzioni che andremo a vedere. E questi contratti, visto che li andiamo a scegliere in una determinata maniera, questi contratti a parità di condizioni, se non avvengono eventi particolarmente, diciamo, poco probabili sui mercati, questi contratti sono destinati col tempo a perdere valore sino ad arrivare a valere zero. Se invece, capitano questi eventi poco probabili, beh, cosa facciamo? Lo andiamo a vedere, chiaramente abbiamo delle procedure da rispettare, delle protezioni da prendere, sempre per limitare il più possibile chiaramente le perdite. E questo ci permette di ottenere rendite non strettamente legate alla direzione del mercato sottostante. Il metodo non è mai direzionale, può seguire un trend, ma se lo fa, come vedremo, lo fa sempre molto da distante, proprio perché il focus è sempre sulla prudenza, la prima cosa. Poi, una volta che ci focalizziamo sulla prudenza e sul limitare al massimo i rischi, i profitti vengono di conseguenza. Il metodo permette anche di avere strategie adatte per ogni tipo di trend, rialzista, ribassista, ma anche laterale. Noi, ogni tipo possibile di mercato, abbiamo una delle due strategie che si presta ad hoc per poter essere implementata. E questo ci permette di avere, per ogni investimento che andiamo a fare sul mercato, alte, molto alte probabilità di profitto, almeno dell'80%, ma spesso e volentieri, a seconda delle opzioni che selezioniamo, possiamo arrivare anche al 90% di probabilità di ottenere un profitto dall'investimento che andiamo a fare. Quindi, la cosa importante, ecco, un concetto generale al di là del metodo Theta Trade Invest, che adesso vado ad illustrare. Vorrei porre l'accento, questa slide me ne dà l'occasione,
L'accento sull'importanza, qualunque sia la vostra operatività, di avere un metodo, una serie quindi di dettami, di regole che si sono dimostrate profittevoli e da rispettare sempre. Quindi questo, qualsiasi sia la vostra operatività, mi raccomando, dovete comunque avere un metodo, un qualcosa che nel passato ha dimostrato di funzionare e che voi avete la disciplina e la determinazione di applicare e rispettare. Perché proprio quello che vediamo dalla Treccani, la definizione di metodo, che cos'è? È un modo, una via, un procedimento seguito nel perseguire uno scopo, nello svolgere una qualsiasi attività secondo un ordine e un piano prestabiliti in vista del fine che si intende raggiungere. Ecco, qual è il fine del metodo Theta Greengrass? Avere una resa, incassare un affitto, incassare un canone di locazione, avere una resa, un income, chiamiamolo come vogliamo, il più possibile costante e regolare, mese dopo mese dai mercati. Come facciamo a fare questo? Attraverso come detto, un metodo in 5 P. Cioè noi dobbiamo applicare un piano d'azione, la prima P, predefinito, particolareggiato, protetto e profittevole. Quindi il metodo Theta Greengrass sta all'interno questo piano d'azione predefinito, particolareggiato, protetto e profittevole, che prevede tre principi probabilistici, perché ragioniamo sempre in termini di probabilità, proprio perché ogni operazione la vogliamo fare solo se abbiamo il massimo di probabilità di poter realizzare un profitto, se no non la facciamo. Abbiamo due strategie a disposizione che dopo vedremo. Abbiamo una selezione di entrata fatta di 10 criteri, quindi una vera e propria checklist. Sono tutte cose poi che trovate nel libro, ecco, per chi vuole approfondire. E infine, importantissimi, 5 livelli di protezione. Quindi, come ho detto prima, se noi ci prendiamo cura delle perdite, i profitti arrivano di conseguenza. È una naturale conseguenza, proprio perché operiamo sempre a favore di tempo e probabilità. Quali sono i 5 livelli di protezione? Beh, oggi chiaramente li possiamo vedere solo in maniera molto molto veloce, nel libro invece sono chiaramente spiegati. Primo livello, protezione della strategia, quindi ogni investimento che andiamo a mettere sul mercato ha un livello di uscita tassativo. Seconda protezione, protezione dei profitti. Poi abbiamo una protezione dall'esercizio, proprio perché, come dicevamo la settimana scorsa, non vogliamo mai, assolutamente mai, essere assegnati. Poi abbiamo protezione di ripartizione e infine una protezione del capitale totale che abbiamo a disposizione da impiegare sui mercati finanziari. Quindi, lo dicevo prima, appunto, ne facevo un cenno. Che cos'è il metodo Theta Greengrass? Non è né trading né investimento, come normalmente vengono intesi. Bensì quella unione virtuosa di queste due discipline che sino ad oggi è sempre mancata e che permette. Non dover anticipare i prezzi, ma molto più semplicemente di seguirli, di avere rischi limitati e ripartiti su molti mercati diversi e non correlati, così da poter sopportare anche fasi di alta volatilità, di avere operazioni dalla durata massima di qualche mese, l'abbiamo visto prima, dai 45 ai 120 giorni massimo. Quindi con la possibilità di gestire dinamicamente il proprio capitale e ribilanciare spesso il portafoglio, perché quando l'investimento finisce, noi quel capitale che abbiamo affittato al mercato torna nella nostra disponibilità e possiamo decidere chiaramente di fare altri investimenti con lo stesso capitale, ma con il vantaggio di farli guardando il mercato come si sta muovendo. Io tantissime volte, tantissime operazioni le faccio proprio seguendo il mercato. Sempre però attenzione, come vedremo, a distanza. Lo seguo, ma sempre molto a distanza. Metto sempre una zona, un margine appunto di sicurezza tra lo strike che vado a vendere e il prezzo del sottostante. Altre caratteristiche del metodo Theta Greengrass: poter replicare, appunto, come dicevo, gli investimenti nel tempo, mese dopo mese, anche sugli stessi sottostanti. L'impegno settimanale limitato per selezionare e seguire le operazioni. Quindi diciamo che, come
come capita appunto con le obbligazioni o con l'immobiliare, l'impegno è richiesto all'inizio, innanzitutto per imparare il metodo. Non è una cosa che, come vedremo, si impara nel giro di 2 giorni. Ma una volta che l'abbiamo imparato e capito, abbiamo capito le opzioni, come funzionano, come selezionarle, come metterle a mercato, poi, ripeto, la maggior parte delle volte, una volta entrati, non dobbiamo più fare niente se non aspettare il passare del tempo e quindi la scadenza di quelle opzioni che siamo andati a vendere. Infine, ci permette di non essere direzionali e poter monetizzare qualsiasi tipo di trend, anche, come abbiamo visto, quello laterale. Vi piacciono questi vantaggi? Cosa dite? È una cosa che così, adesso vista sulla carta, ovviamente, senza un'esperienza diretta, può essere attraente, può essere una cosa che potete affiancare alla vostra solita operatività direzionale. Spettacolare, è arrivato il primo commento. Ecco, credo Wow! sia spettacolare quello che stai illustrando. Me gusta, dice un altro, con diversa, come dire, terminologia, ma altrettanto efficace. Sembra ottimo. Anche a me gusta, anche a me gusta. E anche a lui gusta. Sulla carta va bene, questo è più prudente. Mi sembra ottimo. La vendita di. Ecco, arrivano delle domande perché. Si è capito che vendiamo opzioni allo scoperto. Non vendiamo opzioni allo scoperto. Ok, lo dico io prima che lo dice Alberto. Non vendiamo opzioni allo scoperto. Va bene? L'avete capito bene? Capito male. È Ok. chiaro così? No, beh, Ah, ecco, perfetto, benissimo. la domanda è legittima e dopo comunque facciamo anche degli esempi pratici, perché Perfetto. assolutamente No, ci per. vuole, ci No, vuole. no, no, ma Alberto, per carità, la mia, siccome è una, come dire, l'ascoltatore è una persona che frequenta abitualmente i nostri webinar, i nostri servizi, ha una grande stima di noi e parla tutti i giorni con il nostro customer care, quindi mi sono permesso di scherzare appunto con Hai l'ascoltatore. fatto benissimo, Però ottimo, ci vuole, bisogna sorridere. ho sottolineato questo. Questo aspetto. Senti, se mi permetti un attimo, Alberto, non so se sei più o meno a metà, credo Sì, anche a tre quarti. direi di sì. Ecco. Sì, più o meno a metà, Maurizio. Ok, perfetto. Io vorrei solo rubarti un attimo lo schermo, va bene? Prego, prego. Lo schermo non rispondiamo alla regia alle domande, avviso chi è che le sta facendo, le risponderemo fra 5 minuti per quelle che vengono risposte direttamente da regia, ma è necessario assolutamente che faccio questa piccola pausa per illustrare agli ascoltatori che si fossero messi in ascolto successivamente, e sono tanti, questa è una stagione estiva, le 18 sono un'ora giusta per iniziare i webinar, ma talvolta può non essere a luglio l'ora giusta per incontrare le esigenze di tutti. Quindi per coloro che si sono messi in ascolto un po' in ritardo rispetto all'inizio del webinar, premesso che questo webinar verrà messo come al solito nel canale YouTube a disposizione di tutti gli ascoltatori, di tutto il pubblico di Traders e di Investors Magazine, perché vi ricordo che siamo a reti unificate su Traders e Investors in occasione, per la prima volta nella storia delle due riviste, in occasione di questa straordinaria iniziativa didattica legata a portafogli opzioni e fatta in collaborazione con Alberto Camuncoli e l'ideatore, il creatore di questo metodo Theta Trade Invest, che a me personalmente ha ridato un grande desiderio di riparlare di opzioni. Chi mi conosce bene sa che ho taciuto per 2 anni sulle opzioni, perché c'era un grande silenzio sul mercato e c'era solo da osservare un grande silenzio. Poi è arrivato Alberto Camuncoli e questo silenzio finalmente si è rotto e parliamo di un metodo per tradare le opzioni o per fare investing sulle opzioni con grande successo. Noi vogliamo mettere questo metodo a disposizione di tutti. Stiamo facendo un sacco di iniziative gratuite per sensibilizzare e formare il pubblico su che cosa sono le opzioni. Abbiamo questo meraviglioso servizio, portafogli opzioni,
che è il naturale completamento delle nostre iniziative didattiche, perché vedete operare direttamente con gli esempi delle operazioni che potete replicare sul vostro conto, se volete, direttamente Alberto Camuncoli. Vi offriamo la possibilità fino al 16 luglio, ripeto, fino al 16 luglio e non verrà prorogata, di poter acquistare portafogli opzioni per 12 mesi e prendere gratis un anno di Nasdaq Professional, quindi prendere due servizi al prezzo di uno, oppure di prendere 6 mesi di portafogli opzioni e avere quasi in omaggio, prima ho detto in omaggio, ma è stata un'imprecisione, perché sono 100 euro in più rispetto al prezzo dell'abbonamento, a 100 euro soltanto profit source per 6 mesi. Altri due grandi professionisti, quali sono Corrado Rondelli e Giorgio Pallini, degni professionisti, degni colleghi di Alberto Camuncoli. L'offerta a un anno significa prendere un anno di Nasdaq Professional, significa prendere un anno di Gianni Mattioli, un altro grandissimo professionista di cui molti ascoltatori in questo momento hanno parlato proprio prima sull'azione Apple. Devi sapere, Alberto, che alcuni ascoltatori che sono abbonati al nostro Nasdaq Professional hanno detto: beh, sì, i minimi noi sicuro non siamo capaci di prenderli, però il grande Gianni Mattioli spesso li prende. Ed è vero, è un grande professionista come sei tu, opera con le azioni, tu opera con le opzioni, ma il mondo è grande e ovviamente gli strumenti finanziari per la diversificazione sono molteplici e vanno usati appunto con una logica di diversificazione. Quindi, Allora Maurizio, mi abbono anch'io al servizio. perfetto, benissimo, fai bene perché ne avrai una grandissima soddisfazione. Offerta speciale quindi su portafoglio opzioni, ma questa sera solo per i partecipanti a questo webinar e solo per loro c'è la possibilità ulteriore di chiamare oppure mandare un SMS o un WhatsApp a questo numero. Per favore prendetene nota: 320 8756 444, è il numero che corrisponde al nostro responsabile di Customer Care, Luciano Locastro, direttamente. Molti di voi lo conoscono, chi non lo conosce avrà un'ottima occasione per conoscerlo, persona di grandissima preparazione, di grandissima cultura finanziaria, di grandissima apertura. Luciano è pronto a farvi promozioni completamente personalizzate. Personalizzate significa che se siete abbonati ad un nostro servizio, siete stati abbonati in passato, avete acquistato in passato e siete indecisi se ricomprare ora, se avete una condizione particolare da voler esporre, bene. Luciano è pronto a farvi una promozione personalizzata. Semplicemente mandate un SMS o un WhatsApp oppure chiamate direttamente questo numero. Se chiamate e trovate occupati, fate un SMS o mandate un WhatsApp. Ancora 10 secondi sullo schermo per memorizzare il numero: 320 8756 444. Mandate un SMS o un WhatsApp o chiamate. Se in questo webinar non trovate piena soddisfazione alle domande, se per qualsiasi vostra necessità, questo numero fino al 16 luglio, in funzione di questo webinar, è a vostra completa disposizione. Cogliete questa opportunità perché parlate anzitutto con un grande professionista dei mercati e ci parlate direttamente e parlate anche con un grande interprete delle vostre esigenze come clienti e lettori di traders o di investors. Questo è quello che mi sentivo in dovere di offrire agli ascoltatori di questo formidabile webinar tenuto da Alberto Camuncoli, a cui ripasso volentieri la parola, Alberto. E se vuoi, se vuoi fare un piccolo intermezzo domande, come vuoi tu. Nel frattempo. Va bene, sì, non ci sono problemi. Se c'è qualche domanda che magari è stata ripetuta e magari può interessare la maggior parte degli ascoltatori, ben volentieri. C'erano alcune domande iniziali, forse di persone che non avevano, che non hanno magari grande dimestichezza con il mondo delle opzioni, che nel farci i complimenti per la chiarezza, i complimenti che ti trasmetto volentieri, e sono stati Grazie. tanti tra l'altro a farci i complimenti, io prendo una domanda
fra queste, perché un po' è rappresentativa di una serie di domande. Diciamo, l'ascoltatore chiede, no? Quando si compra o si vende un'opzione, no? Qual è il momento o il metodo più vicino per la riuscita dell'operazione? Tu hai già fatto dei cenni di questo tipo. Ovviamente qui stiamo parlando di, come dire, di vera e propria strategia, di qualche cosa che è più sofisticato di quello che si può spiegare nella risposta alla domanda su un webinar. Però puoi dare Sì. qualche cenno? Qual è il momento o il metodo che tu scegli dove hai constatato la riuscita migliore dell'operazione? Beh, diciamo che io la grossa selezione l'ho fatta all'origine, nel senso che, come abbiamo visto la settimana scorsa, con le opzioni si possono veramente costruire decine e decine di strategie, proprio mescolando l'acquisto e la vendita di opzioni call, opzioni put, a scadenze diverse, strike diversi, mettere due, tre gambe, quattro gambe, e quindi decine e decine sono le strategie utilizzabili. Io col mio metodo ne utilizzo solo una, solamente una, quella che reputo la migliore, quella che statisticamente dà la più alta probabilità di essere profittevoli, e questa unica strategia la declino a seconda del tipo di mercato, dopo andremo a vedere, che vado ad affrontare o utilizzando le opzioni call o utilizzando le opzioni put. Ma la strategia, il senso della strategia è il medesimo. Vendiamo opzioni molto distanti dal prezzo, andiamo a comprare altre opzioni ancora più distanti per protezione e per limitare il capitale impiegato, e quello che noi incassiamo è il premio netto. Premio netto che noi, appunto, costituisce la cedola, se vogliamo continuare la nostra metafora, oppure appunto il canone di locazione che riscuotiamo mese dopo mese di quell'investimento, perché giochiamo sul time decay, sul decadimento temporale, passati dai 45 ai 120 giorni, a meno che non succedano cose poco probabili, quei contratti che andiamo a vendere non hanno più valore. Nel caso invece dovessero succedere cose poco probabili, abbiamo chiaramente le contromisure da mettere in campo per limitare il più possibile le perdite. Quindi, diciamo, la strategia migliore è quella, guarda caso, che vado a utilizzare nel metodo Tieto Trade Invest rispetto a tutte le altre possibili, declinata a seconda del tipo di mercato che vado ad affrontare, o utilizzando opzioni call o utilizzando opzioni put. Perfetto, ok, era una domanda che ne raggruppava molte, quindi serve un po' per avvicinamento, no? Perché evidentemente questo gruppo di Certo. ascoltatori magari ha meno dimestichezza sulle opzioni, ma quello che io sto dicendo, quello che sto cercando di predicare insieme con te, no, Alberto, è proprio questo. Cioè, io sono stato in silenzio per 2 anni sull'opzione, no? Magari sono stato il primo colpevole, ma in questo momento di mercato particolare, quello che era necessario era veramente aprire una nuova pagina, sulle opzioni. E Alberto, tu hai aperto una nuova pagina e abbiamo cominciato a scrivere una nuova pagina sulle opzioni. Ora, noi diciamo che qui non molliamo più l'osso, nel senso che noi andremo avanti con fortissima determinazione perché noi vogliamo portare le opzioni allo stesso livello di conoscenza degli altri prodotti finanziari. E se ve lo dice l'editore di Traders Magazine e di Investors Magazine, ve lo dice Maurizio Monti, state tranquilli, Alberto mi è testimone, state tranquilli che porteremo le opzioni allo stesso livello di conoscenza degli altri prodotti finanziari. L'Italia merita questo, l'Italia merita di avere una conoscenza perfetta delle opzioni e una diversificazione di portafoglio degli investitori orientata alle opzioni e di smitizzare, di togliere tutti i miti negativi o falsamente positivi che si sono creati sulle opzioni, che sono decine, centinaia, forse migliaia. Ci sono decine, centinaia, migliaia di preconcetti o negativi o falsamente positivi che sono creati sulle opzioni. Questa è un'iniziativa didattica che include anche una fase estremamente pratica, perché nell'abbonamento a portafoglio opzioni Alberto ci rende note quelle che sono
le sue operazioni, le operazioni della sua equity line, poi sta a noi la libertà di volerle replicare oppure no, questo è evidente. Bene. Ma Alberto, oltre che insegnarci che cos'è un'opzione, come si usa e qual è la metodologia corretta e la strategia corretta di approccio al mondo delle opzioni, ce ne dà dimostrazione diretta con delle operazioni fatte a mercato, operazioni reali che potete vedere attraverso il servizio Portafoglio Opzioni. Questo è quello che è il nostro obiettivo ed è l'obiettivo che condividiamo con questo grande professionista Alberto Camuncoli che fa parte della nostra squadra di Traders Magazine Italia. Alberto, ti ricedo la parola per il Sì. completamento della tua, scusa se mi sono dilungato un attimo, ma era necessario. Ci sarà una seconda Certo. domande non appena avremo completato la seconda parte dell'esposizione. Prego, Alberto. Perfetto, grazie, grazie Maurizio. Allora, scendiamo sempre più in profondità sul metodo per capirlo e partiamo da dire cosa non è. Quindi, cosa non vi dovete aspettare applicando sui mercati il metodo Theta Trade Invest? Beh, pr prima cosa fondamentale, non è un metodo per fare soldi molto velocemente, assolutamente. Non aspettatevi di fare in un mese il 100%, quello lo si può fare, come abbiamo visto, comprando azioni o comprando opzioni se particolarmente bravi. Noi invece siamo dall'altra parte del tavolo, noi quelle opzioni appunto le andiamo a vendere. Puntiamo a rendimenti inferiori del 100% al mese sicuramente, comunque poi lo vedremo, rendimenti che io reputo più che discreti, ma soprattutto puntiamo ad avere costanza, regolarità, limitati drawdown, quindi mese dopo mese, proprio come se fosse appunto un affitto o una cedola. In più, meno stress, assolutamente, proprio perché la gestione delle operazioni prende molto molto meno tempo rispetto a una gestione attiva di un acquisto di un mercato e quindi di conseguenza decisamente più tempo libero da dedicare alle altre nostre passioni, quindi per rendere la nostra vita piena e assolutamente gradevole in ogni suo aspetto. Quindi non aspettatevi questo, non è un metodo per fare soldi molto velocemente, non è un metodo per provare brividi, adrenalina e forti emozioni. È un metodo, come scritto anche nel libro, noioso, noioso, perché molto spesso si fanno le stesse cose sugli stessi mercati mese dopo mese e alla fine del periodo dei 45-120 giorni, in maniera noiosa, si incassa, diciamo, si tiene il premio che comunque si è incassato sin dall'inizio dell'operazione e questo premio va a finire nel nostro conto. Se volete provare adrenalina, ricordatevi innanzitutto che i mercati finanziari sono i posti in assoluto più costosi dove provare emozioni, e però questo non è il metodo che fa per voi. In più, non è un metodo che si impara e di cui si acquisisce il pieno controllo in poco tempo. Allora, diciamo che in questo senso un grande aiuto può derivare dal libro, quindi investire con successo. Perché? Perché in quel libro io ho distillato tutto riguardo al metodo e tutte le mie esperienze in materia di investimenti degli ultimi 20 anni e magari, lo dico spesso, magari l'avessi avuto io all'inizio. Ecco, però, nonostante l'aiuto del libro, che comunque può essere consistente, chiaramente ci vuole pratica, proprio perché dobbiamo assolutamente padroneggiare i meccanismi che abbiamo visto anche la settimana scorsa delle opzioni in relazione soprattutto al mutare del loro valore. Poi, non è un metodo in grado di produrre profitti sin dal primo giorno. Mi dispiace, ma anzi, le prime settimane è abbastanza normale che l'investimento non dia un profitto, ma una piccola perdita. Perché? Proprio perché il fattore tempo, che è, diciamo, la caratteristica più importante che ci dà quel profitto, deve avere tempo per svilupparsi. Ok? Quindi all'inizio, quando entriamo a mercato, già abbiamo, diciamo, lo spread bid-ask. In più, magari il movimento del sottostante può essere contrario nei primi giorni, è chiaro che quell'investimento, quell'opzione che abbiamo venduta, può acquistare un po' di valore. Normalissimo, il nostro, diciamo, nostro profitto matura soprattutto nelle ultime settimane, man mano chiaramente che si avvicina la scadenza di quell'opzione. In più, importantissimo,
non è un metodo in grado di funzionare anche se non si è disciplinati. Quindi la disciplina è fondamentale in ogni strategia, in ogni metodologia in realtà, ma in questo metodo ancora di più. Dobbiamo assolutamente essere disciplinati ad applicare sempre e comunque le regole, le norme che il metodo prevede. Infatti nel libro poi ho scritto tutta una parte riguardante le abitudini di successo, cioè una volta che ho spiegato il metodo, vado poi a parlare e dico, attenzione, la conoscenza non è sufficiente per maturare profitti sui mercati. Oltre alla conoscenza dobbiamo mettere in campo delle azioni, le ho chiamate azioni di successo, e applicare quelle che appunto nel libro descrivo come le 4D fondamentali, cioè un agire in 4D. Quali sono le 4D? Dobbiamo avere disciplina, determinazione, direzione, quindi saper bene quello che vogliamo ottenere e concentrarci, focalizzarci nell'imparare questo metodo, e poi chiaramente anche durata, la quarta D, perché dobbiamo dare al metodo il tempo necessario appunto per maturare i profitti. Una volta che adesso abbiamo visto appunto che cosa non è, vediamo invece che cosa è il metodo Theta Trade Invest. È un metodo che ha sempre alleati tempo e probabilità. Noi, per ogni investimento che andiamo a mettere a mercato, abbiamo questi due potentissimi alleati che giocano dalla nostra parte. Tempo e probabilità, sempre. Mai contro. Un metodo basato su dati statistici, non su idee, previsioni, convinzioni e visioni. Io, quando lo applico, cerco di non pensare. Io agisco sulla base di numeri, di statistiche, di probabilità. Non agisco sulla base del secondo me il sottostante farà questo, ma penso che, ma però ho letto che no. Tutte quelle cose non mi interessano. Io guardo cosa mi sta dicendo il mercato, guardo i dati, guardo i numeri, guardo le probabilità e sulla base di quello agisco. In più è un metodo che non necessita di decisioni riguardo a quando e come uscire dall'investimento, o meglio, in certi casi possiamo anticipare l'uscita ricomprando le opzioni vendute e andando a vendere quelle comprate perché magari il premio è rimasto un premio talmente piccolo che vale la pena uscire. Ma in altri casi l'investimento finisce in maniera naturale per, diciamo così, morte naturale delle opzioni vendute e anche quelle comprate. Quindi finiscono alla scadenza out of the money, vi ricordate la classificazione che abbiamo fatto la settimana scorsa, finiscono out of the money, non hanno più valore. Cosa succede? In automatico il broker le toglie dal nostro portafoglio e ci libera il capitale che avevamo affittato al mercato, così che dal lunedì successivo abbiamo sul portafoglio, sul conto, sia appunto il capitale sbloccato pronto per nuovi investimenti, sia il profitto che abbiamo maturato, senza dover fare niente, neanche pagare le commissioni per uscire dall'investimento. E questo ci porta, secondo me, un altro grande vantaggio, cioè il fatto di non dover decidere quando uscire. Quante volte vi capita quando agite in maniera direzionale, state guadagnando e siete lì che pensate, cosa faccio? Esco, rimango dentro, aspetto domani, vedo cosa fa il titolo, quante volte vi è successo? Immagino tante volte. E queste decisioni comunque possono comportare stress, oltre che a prendere tempo. Ecco, con le opzioni, con il metodo, questa fase, diciamo, la eliminiamo in partenza perché sin dall'inizio sappiamo esattamente il termine massimo di durata dell'investimento e quindi entro quella data noi in ogni caso, o in profitto o in perdita, saremo fuori dal mercato. Altra caratteristica è un metodo che consente di vendere la speranza. Provate a pensarci, la persona che compra da noi un'opzione molto distante dal prezzo, non so, appunto, Apple a 170 compra l'opzione da noi a 185, per esempio. Quindi out of the money, un'opzione call. Che cos'ha dentro di sé se non la speranza che Apple aumenti di valore? Lui fa questa azione, compra da noi l'opzione perché ha questa speranza. Noi non abbiamo la speranza, noi vendiamo quell'opzione su un dato di fatto, sul mercato, cioè attualmente Apple è a 170
Io ti sto vendendo a 185. Poi dopo, chiaramente, Apple ci può andare a 185, ma questo è tutto un altro discorso. Al momento la situazione è questa. Tu hai la speranza che Apple arrivi, faccia una cosa che in questo momento non sta facendo. E per avverare questa speranza è comunque un arco di tempo limitato, chiaramente, dalla scadenza dell'opzione. Infine, un metodo che una volta preso può essere applicato e replicato mese dopo mese per decenni. Comunque ci saranno sempre, i mercati cambieranno, ma ci saranno sempre le opzioni, ci sarà sempre la possibilità di mettere a mercato questa strategia, questo metodo, proprio, e magari con l'andare del tempo, anzi, migliorerà ancora di più perché ci sarà sempre più liquidità che affluirà appunto sui mercati. A proposito appunto di vendere, non vi spaventate da questa montagna di testo, ma è tratta dal libro Investire con Successo. A proposito appunto del poter applicare e replicare il metodo mese dopo mese, vedete nel libro, trovate una scaletta di quello che possiamo fare nell'arco di un anno solare. Quindi noi dal primo mese iniziamo a vendere questi credit spread, che è il nome della strategia che io utilizzo, a 45-120 giorni, poi dal secondo mese, per il primo mese andiamo a vendere solo. Dal secondo mese continuiamo a vendere, ma iniziamo a raccogliere profitti e perdite dell'operazione eseguita il mese precedente. E questo man mano lo potremo fare mese dopo mese, cioè a questo punto, arrivati a regime nell'arco, diciamo, dei primi 3 mesi, noi arriviamo a regime e avremo, applicando appunto il metodo, ogni mese delle scadenze delle opzioni. A quel punto, ogni mese riscuotiamo la nostra cedola oppure raccogliamo le eventuali perdite, ma il capitale si sblocca. E possiamo mettere a mercato appunto e implementare altri investimenti, sempre col discorso del riscuotere, di avere appunto dopo i primi 3 mesi una cedola mensile, un affitto mensile che riusciamo a riscuotere grazie al fatto di aver affittato il nostro capitale, una parte del nostro capitale al mercato. Quindi abbiamo parlato chiaramente di vendita di opzioni, ci sono già state appunto molte domande in questo senso. Andiamo nello specifico, come viene fatta questa vendita di opzioni? Innanzitutto lo ribadiamo, anche se Maurizio l'ha urlato prima e quindi sicuramente l'avete appreso, comprando contemporaneamente altre opzioni, così da limitare sia il massimo rischio sia il capitale da affittare. Questo appunto ci serve proprio perché vendere nudi, innanzitutto, è richiesto un capitale decisamente maggiore e poi ci espone comunque a un massimo rischio veramente molto molto elevato. Invece noi, contemporaneamente alla vendita di determinate opzioni, andiamo a comprare altre opzioni più distanti, dello stesso tipo, ma più distanti al sottostante, così da limitare sia il capitale che dobbiamo affittare, sia il massimo rischio. Utilizziamo solo opzioni molto OTN, cioè le opzioni che andiamo a vendere e a comprare sono solamente del tipo OTN, solamente out of the money, solamente con valore tempo, proprio perché queste sono le opzioni che rendono più probabile una loro scadenza naturale a valore zero, nell'arco di tempo dell'investimento. Inoltre, come ho accennato prima, seguiamo il trend, normalmente diciamo per il 70-80% delle volte l'investimento viene fatto a favore di trend, ma lo facciamo a distanza. Se Apple sta avendo un trend positivo, rialzista a 170, noi andiamo a vendere magari a 150. E questo chiaramente diciamo, ci presenta degli scenari molto, molto favorevoli per la riuscita della nostra operazione. Oppure un'altra, diciamo, strategia che possiamo utilizzare, non andiamo a favore di trend quando ci sono notevoli anomalie di prezzo. Quando ci c'è, diciamo, possiamo riscontrare una iperestensione del prezzo sia verso l'alto che verso il basso, o non facciamo niente, oppure andiamo a vendere opzioni dalla stessa parte, quindi non a favore di trend, ma molto blandamente contro trend, puntando a una lateralizzazione del prezzo oppure a un rientro dello stesso verso le medie. Queste sono le due, diciamo, a livello concettuale, le due possibilità che il metodo prevede per andare a intervenire sui mercati. E questi, diciamo, questi criteri
ci permettono di avere sempre a favore la maggior parte dei movimenti possibili del sottostante. Lo dicevo prima, due sole strategie che poi in realtà è una sola, ma declinata a seconda del mercato, con le call o con le put. Abbiamo una strategia non ribassista che guadagna i mercati decisamente rialzisti, moderatamente rialzisti, laterali e moderatamente ribassisti. Questi sono i quattro possibili scenari che la strategia non ribassista del metodo Theta Trading Best ci permette di realizzare un profitto. Questa strategia invece perde quando l'andiamo ad applicare in un mercato che poi diventa decisamente ribassista. Quindi quando andando a vendere put molto lontano dal prezzo e acquistando altre put a protezione, incontriamo un mercato che dopo l'entrata in posizione crolla, allora a quel punto lì il nostro investimento non produce un profitto, ma ci produce una perdita che sappiamo già sin dall'inizio qual è la massima perdita che possiamo sopportare, proprio perché ha fatto, diciamo, l'unico movimento, quel tipo di sottostante, che invece di darci un profitto ha causato una perdita. Discorso speculare per l'altro tipo di strategia che implementiamo, che è la strategia non rialzista. Un tipo di strategia che guadagni in mercati decisamente ribassisti, moderatamente ribassisti, laterali e moderatamente rialzisti, e perde, quindi al contrario di quella precedente, in mercati decisamente rialzisti. Questa strategia chiaramente è fatta con le call, perché andiamo a vendere call, quindi se vendiamo call, un mercato molto rialzista ci danneggia. E se invece vendendo call il mercato si muove in laterale oppure ribassista, oppure anche, visto che siamo molto lontani dal prezzo, è moderatamente rialzista, comunque questa strategia ci porta un profitto. Avere a favore, provate a pensarci, avere a favore la maggior parte dei possibili movimenti del sottostante significa tre punti importanti. Uno, utilizzare uno strumento, una natura che può essere speculativa come le opzioni, noi invece lo utilizziamo in modo non direzionale, prudente e conservativo. Due, rispetto alle tradizionali operatività direzionali, raddoppiamo d'amblé, pronti via, noi partiamo che abbiamo le probabilità di profitto raddoppiate. Dal 40 passiamo almeno all'80%, proprio perché la maggior parte dei movimenti che il titolo può fare da quando entriamo in posizione sono a nostro favore. Infine, cosa veramente molto molto importante dal mio punto di vista, godiamo in ogni investimento del più grande vantaggio competitivo possibile. Non c'è sui mercati finanziari una strategia, l'ho detto prima, che in assoluto permetta di avere dall'inizio un così grande vantaggio competitivo rispetto al mercato. Proprio perché noi andiamo ad operare sin dall'inizio, appunto, avendo sin dall'inizio almeno l'80% di probabilità di maturare un profitto. Siamo il meno direzionali possibile. E da questo deriva una considerazione che vi voglio appunto esplicitare. Proprio perché si sfrutta il più grande vantaggio competitivo possibile, il metodo Theta Trading Invest può essere implementato sia in maniera esclusiva, come faccio io. Io tutti i miei investimenti sui mercati finanziari sono fatti seguendo questo metodo. Ma può essere affiancato alle strategie che già si utilizzano. Quindi state facendo Forex, state acquistando e vendendo azioni, state facendo spread trading sulle materie prime? Benissimo, se siete profittevoli, chiaramente continuate pure. Provate a, diciamo, conoscere questo metodo e valutare la possibilità di affiancare questo tipo di operatività al vostro portafoglio al fine di aumentare la diversificazione, controllare meglio il rischio, avere più regolarità di rendimenti, un equity line più regolare, perché essendo se si è solo direzionale è molto difficile ottenere una regolarità di rendimenti mese dopo mese. E chiaramente in assoluto come percentuale complessiva dei rendimenti maggiori. Una riflessione appunto che vi volevo passare. Allora, andiamo sempre più nel pratico, vediamo praticamente cosa significa andare ad applicare sui mercati questo metodo. Beh,
Innanzitutto, visto che abbiamo parlato anche di portafoglio opzioni, ho preso due esempi di investimenti appunto pubblicati all'interno di questo servizio. Questo risale al 25 maggio. È stato un investimento sul GLD, che è un ETF legato alla valutazione al prezzo dell'oro, e su GLD, viste, diciamo, una serie di considerazioni che ho esplicitato nell'articolo, sono andato a vendere appunto un credit spread utilizzando le call, quindi di natura non rialzista, e questo era lo scenario che mi si presentava, diciamo, all'apertura di questo investimento. Vedete? GLD, questo ETF, quotava $123,50. Io cosa ho fatto? Sono andato a vendere call, vedete, distante a livello 131 dollari, e sopra, un'altra caratteristica fondamentale che ci deve essere, sopra un livello, in questo caso, di possibile resistenza. Questo tipo di operazione, vedete, mi ha fruttato per ogni contratto venduto $37 di premio netto, e una scadenza che è quella del 17 agosto. Quindi 84 giorni totali di possibile investimento, una possibile resa sul margine impiegato dell'8%. In questo caso ho impiegato $463 per la precisione, per avere appunto questo premio netto di $37 per ogni contratto venduto. Quindi un 8% di possibile ritorno sul margine nel caso l'operazione si concluda in maniera positiva, e rispetto invece al massimo rischio, che chiaramente è sempre molto minore rispetto a quello che è dalla semplice credit spread, un possibile rendimento del 27% appunto in 84 giorni. Cosa ha fatto GLD? Beh, vedete, da quando siamo entrati, diciamo, in questo caso è calato, quindi in questo caso diciamo che siamo stati favoriti non solo dal passare del tempo, ma anche dalla direzione, perché GLD è proprio andato, diciamo, nella direzione opposta, è calato da $123 a $119, quindi questo chiaramente ci ha favorito, e vedete che l'opzione 131 call, che prima era prezzata 37, scusate, $68, perché $37 è il premio netto, era prezzata a $68, vedete, questo è uno screenshot di ieri. E adesso attualmente vale, vedete, tra gli 8 e i $9, quindi c'è la possibilità di chiudere questa operazione riacquistando le opzioni. Se perdono ancora un pochino di valore, non vale la pena aspettare fino al 17 agosto la scadenza, la chiudiamo prima, così che liberiamo appunto il capitale, cioè quei $463 messi a margine per ogni contratto venduto, e possiamo, oltre che incassare il profitto, andare a fare altri investimenti con quella somma che non è più, diciamo, affittata al mercato. E questo, diciamo, che è stato un caso dove abbiamo avuto a favore anche la direzione, ma attenzione, la direzione è un qualcosa in più, cioè quando diciamo, riusciamo a avere, diciamo, un riscontro positivo sulla direzione, cioè il sottostante si allontana dallo strike venduto, benissimo, cioè non ci lamentiamo sicuramente, ma non è lo scopo del metodo, cioè il fattore principale perché rende profittevole il metodo non è azzeccare la direzione, ma è far passare il tempo con il titolo, possibilmente che non si diriga in maniera veloce verso lo strike che abbiamo venduto. Per capire questo concetto, che in effetti per chi non è pratico delle opzioni può essere un po' strano, andiamo a vedere un altro esempio sempre tratto da portafoglio opzioni. In questo caso sulla sterlina, vedete, siamo andati a vendere delle put proprio perché c'è una situazione particolare. In questo caso, questa operazione ci potrebbe rendere sul margine un 6,5%, e invece sul massimo rischio, che ripeto è sempre prestabilito sin dall'inizio, cioè sappiamo sin dall'inizio qual è il nostro massimo rischio su ogni investimento, il 37,5% per una durata totale, visto che abbiamo venduto la scadenza il 7 settembre 2018, di 101 giorni. Allora, e sopra abbiamo il future all'inizio dell'operazione. Stiamo parlando di GBP, quindi sterlina britannica. E sotto invece come si è mosso, diciamo, il sottostante. Vediamo se prendo la penna. Ok, allora questo doppio massimo è questo qui, perché chiaramente poi il grafico è un po' traslato in avanti. Allora, noi siamo entrati qui, quindi siamo entrati a maggio, eravamo qui in questa zona.
In questa zona cosa abbiamo fatto? Abbiamo venduto put e comprando altre put a protezione, vedete, a 1,27,5. Quindi ci siamo posizionati a questo livello ed eravamo appunto verso la fine di maggio. Beh, il sottostante non è che ci sia venuto molto a favore, perché ha continuato, diciamo, a muoversi, vedete, in laterale, poi dopo è calato. Quindi qui un investimento di tipo direzionale, quindi un acquisto. Andare long qui comunque avrebbe portato una perdita, vedete? Poi va bene, negli ultimi giorni la sterlina ha un po' recuperato, diciamo che in totale questo passaggio di tempo il titolo praticamente non si è mosso, ha avuto un calo, poi dopo si è ripreso. Noi siamo sempre qui posizionati, ma pur avendo avuto un movimento, diciamo, contrario, quindi non è come nel caso precedente che il titolo poi è salito, no, si è mosso un po' laterale e poi è sceso. Però vedete che la put, proprio perché nel frattempo sono passati, dunque andiamo a vedere, da questo è del 29 maggio, quindi sono passati circa 40 giorni, ok, ad oggi. Questo è uno screenshot di ieri, ma ho visto che oggi i valori sono più o meno questi. La put valeva appunto 40 giorni fa 320 dollari, quindi con il moltiplicatore in questo caso 0,050, adesso la stessa put, proprio perché il tempo comunque passato, vale 0,026, cioè il 50% in meno. Okay? Adesso io non so se questa operazione poi porterà al massimo profitto, magari si concluderà in perdita, perché magari arriva una notizia, non so, la sterlina chiaramente può crollare, qualsiasi sottostante può fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Questa è una delle lezioni che dobbiamo apprendere dal mercato. Però, insomma, al momento siamo posizionati bene proprio perché, grazie allo scorrere del tempo, anche un movimento comunque contrario ci sta in questo momento portando circa il 50% del possibile massimo profitto, che lo ricordo ancora, è il premio netto che incassiamo. Cioè, da questa strategia, io se anche la sterlina, visto che questa strategia è non ribassista, domani dovesse schizzare verso l'alto, fare più 5%. Io comunque non è che guadagno di più, eh. Io al massimo con questo metodo posso guadagnare il premio netto che incasso al momento dell'entrata in posizione. Cioè, io quando entro, quando faccio un investimento, so già il massimo guadagno che posso avere e la massima perdita a cui posso andare incontro e le probabilità di realizzare sia l'una che l'altra. Altri esempi, questo è un esempio di un'operazione non ribassista sottostante QQQ, che è un ETF legato all'indice Nasdaq. In questo caso osserviamo un trend rialzista, le tre medie sono orientate al rialzo. Cosa ho fatto? Sono andato a vendere put strike 60, quindi vedete con il titolo a quasi 70 dollari, ho venduto put strike 60, scadenza 3 mesi, compro copertura put strike 50, stessa scadenza. Affitto una parte del mio capitale al mercato per riscuotere questo premio, seguo blandamente da lontano, come sempre, in questo caso il trend rialzista, però sempre da lontano. Dopo 3 mesi le opzioni scalano tutte senza valore, permettendo così di realizzare il massimo profitto. Noi eravamo qui, quindi 15 aprile, andiamo a vedere. Ok, scusate. Ecco qua, eravamo, prendiamo la penna, eravamo in questa zona, vedete che il titolo ha avuto un rialzo, dopodiché una discesa, un nuovo rialzo, ma tutto, diciamo, in maniera molto molto normale, nei soliti movimenti ai quali assistiamo sui mercati, ma senza che il nostro strike laggiù in fondo a 60 dollari venisse in qualche modo, diciamo, messo in pericolo, messo a rischio dai normali movimenti del sottostante. E adesso vi voglio far vedere un esempio invece di un'operazione laterale, perché questa è un'altra particolarità del metodo, veramente secondo me importante. Cioè, noi riusciamo a sfruttare anche, grazie alle opzioni utilizzate in questa maniera, i mercati laterali, dove cioè la direzionalità difficilmente riesce a pagare. E noi sappiamo comunque, come abbiamo visto prima, che i mercati possono avere trend laterali anche per anni. Beh, in questo caso stiamo parlando del petrolio, in questo time frame, il petrolio si stava muovendo in maniera laterale, beh, qui
molto difficile se siamo direzionali riuscire a trovare un profitto. Invece con le opzioni cosa ho fatto? Sono andato a vendere call strike 63, ho impegnato quindi chiaramente il mio capitale, una parte del mio capitale a mercato, la scadenza in questo caso è stata di 4 mesi dopo e a copertura ho acquistato call strike 70. Quindi anche in questo caso mi sono posto lontano dal prezzo, perché il prezzo vedete era intorno ai 53 dollari al barile, e ho venduto a quota 63, ho acquistato a 70 dollari, scadenza dopo 4 mesi. Trend laterale. Cosa ha fatto il petrolio? Allora, qui eravamo a fine febbraio, quindi qui, okay, vedete che il petrolio ha continuato a seguire il suo trend, si è mosso in maniera laterale ribassista, ma anche in questo caso senza mettere, diciamo, in pericolo il nostro strike, le nostre opzioni, sia vendute che comprate, così che alla fine dei 4 mesi le scadenze, appunto le opzioni, sono scadute tutte senza valore. Ripeto, la maggior parte delle volte, non sempre ovviamente, cioè non illudiamoci, non è che sempre vendiamo e ci mettiamo seduti a fare altro, belli in panciolle, tranquilli e in attesa che scada l'opzione. No, non è così ovviamente. Però la maggior parte delle volte succede proprio questo. Si vende e non bisogna più fare nient'altro se non alla fine controllare sul proprio conto le opzioni che vengono tirate via, scadute dal broker, il capitale che viene liberato e il profitto che viene, diciamo, aggiunto al nostro conto. Vi dicevo, chiaramente non è sempre così. Guardiamo un esempio invece di intervento di una delle 5 protezioni previste, anche in questo caso GLD è un sottostante che utilizzo spessissimo, proprio perché si presta veramente a questo metodo, è molto liquido e appunto è uno di quei sottostanti che uso in maniera ricorsiva, mese dopo mese. In questo caso io avevo venduto a 110 dollari col sottostante a zona 102 dollari. Qui eravamo a inizio gennaio 2016. Ricordate un'improvvisa turbolenza sui mercati, azioni che crollano, mercato azionario che crolla. Stiamo parlando di gennaio 2016. E chiaramente flight to quality, quindi beni rifugio, come può essere considerata ancora l'oro, che schizzano alle stelle. Quindi in questo caso diciamo un tempismo eccezionale, dopo pochi giorni che ho messo a mercato questo investimento, mi si è rivoltato decisamente contro. Vedete che, se prendiamo la penna, vedete che tipo di comportamento che ha avuto. Ecco qua. In poche sedute, vedete che tipo di rally, è scattata chiaramente la prima delle 5 protezioni a 110 e la cosa importante, il titolo dopo la protezione, quindi una volta che siamo usciti in perdita da questo investimento, il titolo ha continuato a correre, quindi è arrivato anche a 120. Quindi attenzione, senza l'intervento della protezione il passivo sarebbe stato decisamente maggiore perché io avevo venduto col 110, quindi da questo punto in poi la call inizia a essere in the money e quindi col titolo che continua ad andare avanti, continua a venirci contro, ogni dollaro di aumento del sottostante equivale a un dollaro di aumento dell'opzione. Quindi in questi casi bisogna sempre, per quello che dico, massima disciplina, bisogna assolutamente applicare le protezioni perché se no, invece di una perdita assolutamente sostenibile, si può riscontrare, diciamo, una perdita decisamente maggiore. Poi attenzione, col credit spread la massima perdita è sempre limitata, perché noi comunque abbiamo un'opzione a copertura, ma noi non vogliamo comunque mai arrivare alla massima perdita di un credit spread. Noi vogliamo intervenire molto molto prima, perché chiaramente vogliamo limitare il più possibile le perdite quando le cose vanno in una maniera contraria al nostro tipo di operazione. Quindi assolutamente la disciplina è fondamentale. Anche perché appunto questo tipo di protezioni, le 5 protezioni previste dal metodo, sono quelle che danno un'aspettativa decisamente positiva al metodo. Quindi bilanciamo profitti. Abbiamo detto che i massimi profitti sono comunque limitati dal premio netto che incassiamo, con le massime perdite, riuscendo a bilanciare quanto perdiamo quando perdiamo e quanto guadagniamo quando guadagniamo, noi bilanciamo
abbiamo un'aspettativa positiva e quindi su un campione statisticamente favorevole di investimenti siamo comunque profittevoli. In definitiva, ci stiamo avvicinando alla conclusione, il metodo Theta Trade Invest basa il suo essere profittevole su quattro delle pochissime certezze esistenti sui mercati finanziari. Quali sono queste quattro certezze? È decisamente più facile prevedere cosa non farà un titolo rispetto al dover indovinare cosa farà. Penso che siate d'accordo su questo. Due, il tempo non può essere fermato, evitato, battuto. Scorre sempre solo in una direzione. Tre, i prezzi tendono a fluttuare, procedendo fasi alterne, come abbiamo visto. Ovvio che non è sempre così, però normalmente i prezzi tendono a fluttuare, procedendo appunto a fasi alterne. Quattro, le opzioni hanno sempre, sempre una scadenza. Adesso provo per un attimo a leggervi nel pensiero. Immagino che qualcuno di voi, se non tutti, stiano formulando questa riflessione. Datemene magari conferma se è così. Sì, tutto bello ed estremamente interessante, ma in pratica, visto che siamo persone concrete, pragmatiche, che risultati si possono raggiungere? C'è qualcuno che si è fatto questa domanda fra i tanti presenti Sì, all'ascolto? anzi, stai rispondendo a una domanda che ti avrei a una domanda che ti avrei fatto che ne raggruppa tante, quindi rispondi pure Ah, a questa domanda. ok, benissimo. Allora, risultati reali aggiornati a metà giugno, la slide che ho presentato anche. Com'è? Ti sta dicendo scherzosamente, bravo, è proprio quello che ho detto, ecco. Ah, ok, beh, in questo caso era facile da leggere nel pensiero, abbastanza Ok. facile. Allora, siamo qui, siamo aggiornati a metà giugno, cioè sono le slide che ho presentato anche a Rimini. In realtà, adesso, con gli ultimi giorni di luglio, che sono stati decisamente positivi, siamo oltre questa cifra, siamo ancora più positivi. Comunque, visto che avevo le slide pronte, vi faccio vedere queste. Il time frame, allora, gennaio, scusate, 2015 è nel libro, per quanto riguarda il 2015. Quindi qui, diciamo, prendiamo dove abbiamo lasciato nel libro, da gennaio 2016 a giugno 2018, questa è l'equity line del mio conto, in reale, chiaramente, stiamo parlando di soldi veri, non virtuali, quindi possiamo notare l'andamento chiaramente positivo, possiamo notare fasi di drawdown, come è normale che ci siano. Ma in totale, diciamo, io mi ritengo soddisfatto di questi ultimi 2 anni e mezzo con un 94,33% di ritorno complessivo sul mio conto. Facciamo un paragone, vediamo, andiamo a vedere cosa ha combinato lo Standard & Poor's nello stesso periodo di tempo, con un ottimo, veramente, più 48,59%. Le materie prime, sempre in questi 2 anni e mezzo, hanno avuto un rendimento del 39,06%, sto parlando dell'indice principale. La borsa italiana è stata positiva, più 39,36%, e appunto invece il metodo Theta Trade Invest abbiamo detto più 94,33%. Io quando valuto la resa, il rendimento di un metodo, consiglio di farlo anche a voi, non focalizziamoci solamente sul rendimento, ma andiamo a vedere anche il rischio che ci siamo presi per avere quel rendimento. Quindi parliamo di drawdown. Lo Standard & Poor's quindi ha ottenuto un più 48,59% con un 10,10% di drawdown, un ottimo risultato, quindi quasi 4 volte, anzi quasi 5 volte il drawdown. Le materie prime hanno ottenuto un 39,06% con un drawdown del 14,39%. La borsa italiana, il FTSE MIB, ha realizzato un più 39,36% con un 16,29% di drawdown, di massimo drawdown. Il metodo Theta Trade Invest, il suo più 94,33%, l'ha realizzato con un drawdown del 14,67%. Quindi abbiamo nei momenti peggiori subito una decurtazione del nostro conto del 14,67%, ma questo ci ha permesso alla fine di realizzare quasi il doppio come possibile resa
anzi non possibile, come resa realizzata rispetto appunto ai principali benchmark che abbiamo preso come paragone. Le cose stanno andando bene anche a luglio, e poi magari farò un articolo sul blog anche per andarsi a focalizzare su questi primi 6 mesi. Ecco, in conclusione del mio intervento, prima di passare alle domande. Allora, questa è, molti la conoscono, è la curva di Gauss, cioè la rappresentazione grafica della distribuzione dei valori di un campione significativo. La cosa particolare, la riflessione, è che questo tipo di curva, questo tipo di distribuzione dei valori si può applicare anche a traders ed investitori. Quante volte abbiamo letto, ci hanno detto, la maggior parte degli investitori non sono soddisfatti, sono in perdita. Beh, è così, nel senso che si posizionano al centro della curva e rappresentano chiaramente la maggior parte. Poi, muovendoci verso l'estremità, abbiamo quella, anche questa comunque una fascia numerosa di investitori e traders che galleggiano. Non perdono, non guadagnano, sono lì, fanno operazioni in perdita, la successiva in guadagno, poi un'altra in perdita, insomma, magari sono anni che mettono in pratica, appunto, operano sui mercati finanziari, ma non hanno mai avuto delle fasi durature di profitti, e quindi alla fine il conto rimane più o meno sempre lì. Non so se qualcuno in ascolto si riconosce in questa definizione di trader o di investitore che galleggia tra un profitto e una perdita. E come nella curva di Gauss, diciamo, gli estremi si posizionano appunto ai lati della curva. La stessa cosa si può dire per gli investitori, cioè persone di successo, cioè persone che hanno trovato un loro metodo che è ad aspettativa positiva e a favore di probabilità, può essere utilizzato in qualsiasi tipo di mercato e che permette a loro quindi di distaccarsi, differenziarsi dalla massa e andarsi appunto a posizionare agli estremi della curva. E questo, sinceramente, al di là del metodo che state utilizzando, che possiate applicare sui mercati, è quello che sinceramente auguro anche a tutti voi. Bene, allora, prima di passare la parola a Maurizio, vi indico dove trovare altro materiale sul metodo Theta Trading Invest. Iniziamo dal materiale gratuito, se siete interessati a capire un po' di più del metodo, perché ci sono tante cose che non sono riuscito a inserire in questa presentazione, nonostante le 2 ore a disposizione. Il sito di riferimento, oltre a quello chiaramente di Traders Cup, è quello di investireconsuccesso.com. Vi consiglio di iscrivervi al blog, perché ogni settimana ci sono articoli, scrivo articoli oppure pubblico video appunto sul metodo Theta Trading Invest. Iscrivendosi al blog riceverete anche in omaggio questa guida, questo ebook, 60 pagine, sui 10 più 1 costosi errori commessi dal 90% degli investitori. Io, come dico spesso, li ho fatti tutti e parlo chiaramente per esperienza vissuta in prima persona. Quindi mi farebbe molto molto piacere se alcuni di questi errori, oppure tutti, magari, potessero, diciamo, essere evitati da voi, magari leggendo appunto prima questa guida. Lo trovate nelle risorse gratuite del sito. Per quanto riguarda invece risorse a pagamento, libro Investire con Successo, lo trovate sul sito di Traders, lo shop, nel negozio, 500 pagine, ci ho messo praticamente 2 anni a scriverlo, 9 revisioni, 9 revisioni prima di arrivare all'ultima versione del libro. Non sono riuscito a stare sotto le 500 pagine, so che possono spaventare, ma ho voluto proprio illustrare nella maniera al meglio delle mie possibilità il metodo in tutti i suoi passaggi operativi. E questo costa 39 euro. Col libro, in omaggio, all'interno del libro trovate un link per avere altri 2 ebook, appunto come bonus. Su un ebook andiamo a parlare ancora di altri investimenti Theta Trading Invest, faccio esempi di altri investimenti oltre a quelli inclusi nel libro. L'altro ebook invece è di carattere comportamentale, sono consigli che mi sento di darvi per appunto migliorare la vostra operatività. Infine, appunto, l'ultima iniziativa in ordine di tempo che abbiamo resa disponibile appunto con l'aiuto di Maurizio, portafoglio opzioni.
Bene Maurizio, io chiaramente ringrazio tutti per l'attenzione, veramente grazie, spero che sia stato un webinar interessante per voi e cedo di nuovo la parola a Maurizio. Alberto, posso chiederti di riproiettare la slide con la campana, con Sì, eccola qua. perfetto, perché questa risponde brillantemente a una domanda che Raffaella dalla regia non ha risposto, perché me l'ha messa in evidenza in rosso e me l'ha passata giustamente. È una domanda estremamente mirata, no? È molto bella. Dice, no? Premesso dice, no, forse verrà giudicata una domanda ingenua, ma non è ingenua, è anzi molto acuta e mi fa molto piacere perché significa che dalle tue lezioni, Alberto, come dire, ci sono delle possibili deduzioni, no? Bene, da quello che stai spiegando al pubblico di Traders. Se vendendo speranza, no? Perché tu prima parlavi di vendita di Sì. speranza, no? Ok. Se vendendo speranza noi per lo più guadagneremo, grazie a portafoglio psico, perché gli speranzosi che perciò perdono continuano a comperare speranze da noi venditori? E questa campana credo che lo spieghi perfettamente, no? Nel senso che è proprio dove ci si vuole collocare nella campana. No? Se ci si colloca nell'area verde, va bene, ci si colloca dalla parte di chi vende speranza. Se ci si colloca nelle altre aree, ok, o si sta nell'area di chi campa e non muore, no? Come si dice in gergo, oppure purtroppo si va nell'area rossa degli investitori che perdono. È corretto, Alberto, quello che dico? Sì, anche perché c'è da fare una considerazione proprio legata al nostro essere umani. Cioè, la speranza è uno dei sentimenti in assoluto più diffusi, se voi ci pensate, è una cosa che è insita nel nostro DNA. Quante volte ci sorprendiamo a sperare che una determinata situazione si concretizzi in una maniera piuttosto che in un'altra, che il domani sia migliore, che i problemi comunque spariranno, si risolveranno. È una cosa estremamente diffusa, fa parte dell'animo umano, uno dei sentimenti più diffusi, soprattutto sui mercati finanziari. Quante volte vi siete trovati a una situazione, diciamo, impegolati in una perdita e avete pensato, speriamo che domani il titolo venga a mio favore invece che continui a darmi una perdita? Qualcuno si è ritrovato in questa sensazione? Immagino di sì, immagino tantissimi, anch'io, io stesso, tantissime volte. Ecco. Questo tipo di speranza fa parte della natura umana, ma quello che dobbiamo capire è che meno assecondiamo sui mercati finanziari la nostra natura umana, più abbiamo probabilità di guadagno. Cioè noi dobbiamo fare il contrario di quello che ci verrebbe naturale. Per questo alla fine guadagnare non è così facile. Perché se noi lasciamo che la nostra natura umana, gli esseri umani, prenda il sopravvento con le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i feelings, quello che noi sentiamo, quello che possiamo pensare che sia corretto, ecco, quello è il modo migliore per perdere sui mercati. E invece con questo metodo ci aiuta ad eliminare il più possibile, poi chiaramente non siamo robot, ma eliminare il più possibile la soggettività, proprio perché la maggior parte, se non tutte, le decisioni vengono prese sulla base di numeri, sulla base di statistica, lo dicevo prima, non sulla base di visioni. Quindi, il mercato chiede speranza, benissimo, noi non ci mettiamo in fila per acquistare speranza, ma ci mettiamo dall'altra parte del banco e quella speranza la vendiamo e certe volte riusciamo a venderla anche ad un ottimo prezzo. Perfetto, per chi alle volte riusciamo a far confusione noi stessi, no? E quindi rispondo a un ascoltatore, anche perché Raffaella mi ha passato la domanda, ma è una precisazione che mi richiede di prenderti il video, Alberto, grazie della Sì, precisazione. prego. Grazie della precisazione. Allora, anzitutto vi ricordo l'offerta specialissima. Riservata da questa sera fino al 16 luglio, la possibilità di chiamare o mandare un SMS o un WhatsApp a questo numero 320 8756 444. Per favore, memorizzatelo, perché chi vi risponde è in grado di farvi una promozione personalizzata
del servizio di Alberto offerto su www.traderscap.it, grazie alla possibilità di una promozione assolutamente personalizzata, valutata sulla base di quello che è la vostra situazione come cliente di Traders Magazine Italia. Se siete abbonati a Traders, siete abbonati a Investors, avete già effettuato acquisto di altri servizi. È inutile dire che nel 2018 Traders ha avuto uno sviluppo esponenziale, è un riconoscimento che ci proviene da tutto quanto il pubblico. Stiamo creando ormai due servizi nuovi al mese, il nostro pubblico ci sta dando delle risposte eccezionali, vogliamo premiarlo con delle offerte sempre più ad hoc e sempre più personalizzate. Per quello che riguarda invece l'offerta sito, sul www.traderscap.it, attenzione da non confondere con www.tradersmag.it, su traderscap.it alla voce abbonamenti, portafogli opzioni, trovate le due offerte speciali per abbonarvi a portafogli opzioni prendendo gratis un anno di Nasdaq Professional, oppure per abbonarvi a portafogli opzioni per 6 mesi prendendo 6 mesi di Profit Source con solo 100 euro di extra prezzo, quindi con uno sconto di 397 euro per Profit Source. Quindi cogliete queste offerte speciali. C'è chi diciamo non è oggetto di questo webinar, ovviamente, però vi ricordo che sullo shop di Traders Magazine, cioè di Traders Mag, trovate tutti i nostri prodotti. Tra l'altro, e questo è oggetto certamente del nostro webinar, trovate anche il libro di Alberto, Investire con successo per ordinarlo, e trovate anche i nostri trading system automatici, perché parlando di sistemi di trading, ovviamente alcuni nostri ascoltatori hanno detto: ma i trading system automatici dove stanno? Stanno su Traders Magazine Italia, su tradersmag.it. Ancora qualche domanda Alberto? Sì. Allora, per quello che riguarda l'orario di chiamata, l'orario è tranquillo, dalle 8 alle 20 potete mandare messaggi o WhatsApp in qualsiasi momento, anche di notte, e chiamare fra le 8 e le 20. E se non ottenete risposta perché è occupato o perché è un numero dove c'è dietro una sola persona, non è un centralino, del resto un centralino non sarebbe abilitato a farvi le offerte speciali o le offerte personalizzate, in conseguenza di questo vi dico, mandate un messaggio, mandate un WhatsApp al numero di cui abbiamo parlato prima. E molti ascoltatori dicono: vorrei comprare il libro. Vi ripeto, lo trovate sullo shop di Traders Magazine Italia, sul nuovo sito di tradersmag.it, la pagina dello shop fra i libri di trading, insieme con degnissimi colleghi di Alberto. Dunque, molti ringraziamenti e molti complimenti per te. Ah, grazie, grazie. Dunque, un attimo che. Allora, i rendimenti che hai esposto sono al lordo delle tasse, però al netto delle Sì, commissioni, certo. corretto? Corretto, al netto delle commissioni e al lordo chiaramente delle tasse, nel senso che poi Perfetto. i profitti vanno dichiarati e ci paghiamo la plusvalenza. Ok, senti, c'è una più di In una. attesa della flat tax. Ok, perfetto. Più in attesa. Sì, esatto. Ridiamoci sopra perché è meglio. Io ho scritto un bell'articolo, ho avuto diciamo, un piccolo record di click, no, di recente, proprio sul. Ecco, Ah sì, immagino, immagino. proprio su quello che stiamo vivendo, insomma, ecco. E dunque, con quale capitale, ecco, con quali capitali si può tradare portafogli opzioni? Allora, diciamo che il capitale per ottenere già una discreta diversificazione consiglio di stare sui 15.000. 15.000 dollari, in questo caso quindi 12-13 mila euro. Ok. Se riusciamo a aumentare un pochettino, chiaramente abbiamo più possibilità di diversificare, proprio perché il metodo prevede di andare a lavorare anche, come dicevo prima, su mercati molto diversi. Quindi possiamo fare oggi un'operazione, come ho fatto vedere per esempio sulla sterlina,
domani andiamo a lavorare su un'azione, dopodomani magari andiamo a lavorare sul grano. Quindi andiamo a selezionare proprio mercati totalmente oppure il più possibile decorrelati, perché una delle protezioni, delle 5 protezioni che abbiamo visto, riguarda proprio la protezione del portafoglio complessivo. Quindi ogni investimento che andiamo a fare dobbiamo chiederci come può rispondere in relazione agli altri che abbiamo già in portafoglio. Quindi se riusciamo, diciamo, ad aggiungere, ad aumentare questa cifra dei $15,000, chiaramente possiamo giovare maggiormente di questa possibile diversificazione degli investimenti. Senti, poi tenendo presente che poi appunto ogni 2, 3, massimo 120 giorni, ogni dai 45 ai 120 giorni massimo, il capitale comunque torna disponibile. Okay. Abbiamo praticamente 2 minuti perché poi dobbiamo cedere la piattaforma e dei nostri colleghi inglesi. C'è tempo, diciamo, su una domanda e per i saluti. In un portafoglio, molte domande vertono: quanta percentuale di portafoglio metteresti su portafoglio opzioni? Ovviamente questa è una domanda che significa affrontare caso per caso sulla base della quantità, ma facciamo un esempio concreto. Io ho 100.000 euro, no? Alberto, quanto metteresti su portafoglio opzioni? Allora, io consiglio il mio portafoglio di investitori, quindi ecco, non so, potrebbero essere i miei risparmi, supponiamo, no? Perfetto. Allora, io consiglio sempre di partire piano, partire ad agio, quindi vendere pochi contratti, anche un solo contratto e comprare un'altra copertura, va benissimo, perché nei primi 6 mesi l'obiettivo non deve essere il guadagno, ma deve essere imparare bene a modo il metodo. Quindi noi, dando questo aiuto didattico di portafoglio opzioni, non è che vogliamo darvi qualcosa per rendervi non autonomi. L'intento è proprio didattico, cioè accelerare la curva di apprendimento, così che anche voi un domani riuscite a fare le analisi necessarie sul sottostante e applicare il metodo. Quindi partire comunque, indipendentemente dal metodo, dal capitale che abbiamo a disposizione, in maniera molto molto tranquilla. Poi, una volta che abbiamo acquisito la necessaria esperienza, io per esempio la maggior parte dell'assoluto del mio capitale lo metto nel metodo, perché non riesco a trovare nient'altro che riesca a limitare così tanto i rischi e al contempo mi dia un rendimento paragonabile. Quindi è tutto, diciamo, correlato al grado di esperienza che si riesce a maturare. Quindi per quello che prima partite meglio è, proprio perché ogni operazione che andate a mettere a mercato vi rende più esperti del metodo. Quindi in qualche modo diventate sempre di più investitori, tentatori migliori, e quindi saprete sempre di più governare il rischio, governare il metodo e ottenere appunto degli ottimi rendimenti come quelli che abbiamo visto. Perfetto, abbiamo certamente risposto alla stragrande maggioranza delle domande. Se ce ne sono alcune che per errore sono state tantissime, anzi l'assistenza in regia è stata fondamentale oggi, perché non avrei tenuto dietro all'inondazione di domande che ci sono state, che abbiamo risposto direttamente in chat, che ha permesso di avere un'esposizione la più fluida possibile da parte tua. E giusto un minuto per i saluti prima di cedere la piattaforma ai nostri colleghi di Traders in lingua inglese. L'offerta speciale, 797 euro, ha 2 servizi, prendi 2 servizi, ne paghi uno, prendi portafoglio opzione, ti diamo gratis 1 anno di Nasdaq Professional. Tenete presente che questo significa avere, per esempio su un broker qualificato come Interactive Brokers, la possibilità di avere 1 anno di Gianni Mattioli e di Alberto Camuncoli, un po' come dire 2 leader mondiali, a mio avviso, delle opzioni e delle azioni. Non esagero, perché in questo momento, credetemi, è così. Sono 2 che guadagnano sul serio e che stanno mettendo la loro cultura a disposizione dei lettori di Traders Magazine Italia. Maurizio, dobbiamo tradurre poi il libro in inglese, lo tradurremo anche in altre lingue, perché sappi che Traders in questo momento sta lanciando addirittura un prodotto in 5 lingue. Fra un po' stupiremo il mercato, fra non molti anni stupiremo il mercato.
l'altra offerta, 597 euro per prendere portafoglio opzioni e profit source, e inoltre ricordate l'offerta straordinaria, chiamate 320 8756 444, mandate un SMS o un WhatsApp a questo numero per la promozione personalizzata. Signori, grazie della vostra attenzione, grazie della partecipazione straordinaria che il pubblico di Traders ci riserva. Grazie anche ai molti partecipanti che vedo, che provenienti dal pubblico di Investors Magazine Italia, che per la prima volta è in rete unificata con Traders per questo grande prodotto che è Portafoglio Opzioni, proposto in collaborazione con questo grande professionista Alberto Camuncoli, che è autore di Traders Magazine Italia. Grazie Alberto della straordinaria collaborazione. Stanno arrivando la consueta inondazione di complimenti per te per l'esposizione. Grazie, Wow, grazie, grazie, grazie a tutti. buona serata. Grazie anche a te, Maurizio, chiaramente. Buona serata a tutti, mi raccomando, prudenza sui mercati, prudenza e disciplina. Grazie Alberto, grazie a tutto quanto il pubblico. Vi ricordo che per gli abbonati a Portafoglio Opzioni riceverete un link per partecipare al webinar del 12 luglio, cioè di giovedì prossimo. Vi anticipo che da stanotte sarà disponibile sul sito di Traders Magazine Italia il link per iscriversi al prossimo straordinario webinar di Traders, che sarà con Gianni Mattioli, che ricambierà ovviamente il favore ad Alberto Camuncoli per le offerte speciali sugli abbonamenti. Riguarderanno Nasdaq Professional e parleremo di qualche cosa di straordinario, perché parleremo di un'area intera di segmento azionario americano che sta aprendosi, che sta per aprirsi e che può darci dei grandi risultati, dei grandi profitti. Al prossimo webinar, al 17 luglio con Gianni Mattioli, e il 12 luglio esclusivamente riservato agli abbonati a Portafoglio Opzioni. Grazie a tutti quanti, al prossimo webinar, e sempre in linea con le pagine, il sito e i contenuti di Traders ed Investors. Buonasera a tutti. Buona serata.